Benvenuti in questa nuova puntata del Planetario di Astronomia al Planetario. Appunto, stiamo continuando il nostro tour spaziale all'interno del nostro sistema solare e oggi affronteremo il quarto pianeta del nostro sistema solare, ovvero Marte. Il pianeta rosso, il pianeta su cui potrebbe esserci vita, che dalla fantascienza moderna si ipotizza sempre questa possibile vita su Marte, quindi tutta la fantascienza che si è sviluppata attorno. Benissimo, oggi parleremo di questo, quindi sigla e poi cominciamo. Allora, Marte, dal colore rosso-ruggine, è il quarto pianeta del Sistema Solare, per distanza dal Sole. Questo pianeta è grande circa la metà della Terra, presenta vulcani giganti, faglie profonde e alveoli fluviali, oggi asciutti, che ne connotano la superficie. La sua distanza, invece, corrisponde a circa 1.5 AU, che AU sta per unità astronomica. Mi ricordate, avete seguito la puntata anche sulla Terra in cui si parla dell'unità astronomica, di che cosa stiamo parlando più o meno, avete presente? Ok, ma nel caso io vi rimando quella puntata. Questo è il pianeta roccioso più esterno e come pianeti predecessori, in una prima fase di raffreddamento, si è cominciato a suddividere in strati, con i materiali più pesanti a formare il nucleo. Successivamente poi le rocce silicate più leggere che ne costituiscono il mantello attorno al nucleo e poi infine la crosta. Il nucleo si pensa che sia solido, poiché viste le dimensioni di questo pianeta che sono relativamente piccole e la distanza dal Sole è maggiore rispetto alla Terra, e che quindi si pensa sia solido perché si è raffreddato più velocemente. Mentre per quello che riguarda un po' i numeri, la parte lievemente più scientifica di questo podcast, un anno, quindi un periodo orbitale su Marte, dura circa 687 giorni, quindi circa il doppio di quello che è la Terra, di quello che ci impieghiamo noi a fare un giro completo attorno al Sole. Mentre per quello che riguarda invece il periodo di rotazione, quindi quanto piega a fare un giro sul proprio asse, ci impiega circa 24,4 ore, quindi molto simile a quello che rispetta la nostra Terra. Rispetto alla Terra, però, ha un'orbita più eccentrica, ok? Pausa un attimo, che cosa voglio dire con eccentrica? I pianeti che orbitano intorno al Sole, dal primo all'ultimo, quindi fino all'ottavo, perché vi ricordo che Plutone non è considerato un pianeta, non sono su una circonferenza, quindi non orbitiamo anche noi su una circonferenza intorno al Sole, bensì su un'ellissi che voi banalmente prendete una circonferenza, quindi un cerchio, lo schiacciate un pochino e ottenete un'ellissi, che potete immaginare che appunto è un cerchio più o meno schiacciato. Però la differenza dal cerchio all'ellissi è che l'ellissi può avere vari gradi di schiacciamento, ovvero quanto più è schiacciato rispetto al cerchio. Un pianeta differisce dall'altro, quindi noi differiamo anche da Marte, da Venere e da Mercurio, rispetto agli altri pianeti, per una differenza di eccentricità, ovvero quanto più siamo schiacciati, più l'eccentricità è grande, quindi più si avvicina a 1, più l'ellisse è sempre più schiacciata. La nostra eccentricità infatti ci può trarre un po' in inganno, perché siamo molto vicini a quelli che corrisponde a un cerchio, quindi è molto bassa, come anche per quello che è Mercurio, però comunque corrisponde a una differenza. Infatti quello che guida le orbite solari, quindi le orbite dei pianeti intorno al Sole, è la legge di Keplero, ovvero che si basa proprio non su una circonferenza, bensì su un'ellisse, e dice: l'orbita descritta da un pianeta è un'ellisse, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Infatti l'ellisse è una figura geometrica che, a differenza del cerchio, quindi di una circonferenza che ha soltanto un centro, l'ellisse in realtà ne ha due, che vengono chiamati fuochi dell'ellisse. E il pianeta in questione, in questo caso Marte, si trova il Sole si trova in uno dei due fuochi e Marte quindi gira intorno al Sole con una velocità variabile, prima quindi si trova nella parte più distante e poi nella parte più vicina al Sole.
E quindi il pianeta appunto si viene a trovare al perielio o all'afelio, cioè quando noi siamo più distanti o siamo più vicini al Sole. In questo caso quando Marte è più vicino o più distante dal Sole. E questa distanza varia per l'appunto dall'eccentricità dell'ellisse. Invece vi state domandando del perché Marte è rosso, ciò è dovuto alla presenza di ossidi di ferro, cioè una particolare molecola inorganica che sono presenti sulla superficie e donano al pianeta il proprio colore rossastro. Tale colore banalmente è proprio il motivo del perché Marte viene chiamato Marte. Infatti a causa del suo nome, partendo dalla mitologia mesopotamica, veniva riferito al dio Nergal. Mi scuso per la pronuncia, non sono così tanto bravo a pronunciare le parole mesopotamiche, è un po' in disuso questa lingua. Oltre che Nergal, poteva essere chiamato Nerigal, ed era la regina degli inferi. Passando poi invece alla mitologia greca, questo dio si evolve, tra virgolette, e diventa Ares, o Marte, in seguito preso dai greci, portato ai romani. I greci infatti avevano associato Nergal al loro dio della guerra, traducendo questo astro in Aeros, Aster o Stella di Ares, e poi successivamente in Stella Marte, arrivando poi a noi come Marte. E questo deriva appunto dal fatto che questa regina degli inferi, questa Nergal, era associata al colore rosso, quindi conseguentemente Ares e poi infine Marte vengono associati al colore rosso, quindi proprio al colore caratteristico di questo astro. Bene, finché stiamo parlando appunto del colore di Marte, possiamo anche prenderci qualche attimo per parlare della superficie, di che cos'è che lo caratterizza, del perché è così interessante parlare di Marte. Gran parte infatti dell'emisfero settentrionale è coperto da un plateau vulcanico relativamente liscio e basso, mentre quello dell'emisfero meridionale, ovvero se noi prendiamo l'equatore, quello in basso, quello che da noi corrisponde a dove si trova l'Australia, è un altopiano cosparso di crateri ed è anche l'emisfero più antico. Infatti, la caratteristica impressionante di Marte è questa grandissima valle Marineris, ovvero un complesso sistema di canyon di oltre 4.000 km che si pensa si sia formato 3,5 miliardi di anni fa. Fermiamoci un attimo su questi canyon. Noi sappiamo infatti che, come ad esempio sulla Terra, che si possono trovare in America, questi canyon si formano dall'erosione da parte di acqua di roccia, quindi acqua che scorre per diversi milioni di anni sulla roccia va a erodere la roccia e quindi a produrre questi avvallamenti, questi canyon appunto. Su Marte questa cosa, ora noi sappiamo che sono di diversi miliardi di anni fa, mentre nel 600, dal 700, quando si è cominciato a osservare in maniera importante gli astri del cielo, individuando quindi pianeti e stelle, in particolare i pianeti, osservando Marte si è notato queste strutture, però non si sapeva che fossero così antiche. E tra i più grandi osservatori di Marte, non ricordiamo Giovanni Schiaparelli, che descriveva mari e canali a seconda che si trattasse appunto di canyon oppure dei plateau rocciosi del pianeta. L'inconveniente però nacque quando, al posto di scrivere canal, la traduzione appunto di canali formati naturalmente, quindi nella parte dell'acqua che scorre sulla roccia, o comunque per effetti naturali, lui ha scritto channel, ovvero canali che però si sono formati attraverso l'azione dell'uomo, quindi un'azione da parte di una specie di entità con una propria intelligenza. Questo però ha creato nelle traduzioni, quindi quando la comunità scientifica poi dell'epoca è andata a leggere i suoi scritti, ha prodotto una risonanza molto importante e tuttora noi, quando ci rifacciamo, pensiamo a un'entità, a degli alieni, quindi appunto da queste forme di vita intelligenti che possono arrivare dallo spazio, la prima parola che ci viene in mente è marziani, perché grazie a Schiaparelli possiamo immaginare, cioè è stato impresso che su Marte ci siano di questi omini con una propria intelligenza che hanno costruito dei canali, che poi è quindi una forma evoluta di vita. Però è tutto nato da un errore e questo qua ha portato a riferirsi agli extraterrestri come marziani.
parte questo mio divagamento, questo mio delirio personale, dovuto a Schiaparelli, possiamo trovare anche un altro importante elemento su Marte, ovvero il Monte Olimpo, che appunto viene chiamato il Monte Olimpo perché è il monte più alto presente all'interno del Sistema Solare, almeno dei pianeti rocciosi, e ovviamente gli è stato dato il nome di Monte Olimpo, appunto il monte sulla cui cima era situato il Palazzo degli Dei. Quindi fa abbastanza ridere certe volte come gli astronomi vanno a dare il nome a un pianeta rispetto a un altro, oppure come vanno a chiamare alcune caratteristiche presenti su un pianeta. Questo è sempre un po' divertente. Si tratta di un monte molto importante, infatti è alto 24 km dalla base alla cima, mentre l'Everest, comunque il monte più alto del nostro pianeta, si tratta soltanto di 8 km. Quindi sì, direi che comunque se l'è guadagnato il nome di Monte Olimpo, riferito a queste divinità greche. Mentre per quello che riguarda la parte più esterna, quindi proprio l'atmosfera di Marte, è molto differente rispetto alla nostra, e presenta, essendo il pianeta quasi la metà, proprio per grandezza, del nostro pianeta, e non essendoci una grossa differenza per densità, la forza gravitazionale che il pianeta riesce a esercitare, quindi per attrarre, per mantenere una certa atmosfera, per attrarre il gas verso se stesso, è minore. Di conseguenza, appunto, la densità del gas è molto minore rispetto a quella presente sulla Terra ed è composta per il 95% circa di anidride carbonica, mentre la restante parte è di azoto e argon, comunque irrespirabile per noi, e oltre che irrespirabile sarebbe anche velenosa, perché anidride carbonica a noi non è che ci faccia proprio questo gran bene. Come ulteriore aggravante c'è anche il fatto che si parla di una densità atmosferica molto minore rispetto a quella presente sulla Terra, quindi sarebbe difficile. Dovremmo comunque girare con una bombola sulla superficie di Marte. Mentre per quello che riguarda le temperature, riesce ad arrivare tranquillamente a meno 125 gradi di notte, mentre dei momenti in cui è più vicino al Sole ed è illuminato di giorno arriva anche a 25 gradi, quindi dai, sì, c'è freddo, ma non troppo freddo, dai, mettiamola così. Per ritornare invece un attimo al discorso di Schiaparelli, appunto quello che ci ha instillato un po' nella curiosità di andare a vedere se effettivamente su Marte ci siano delle forme di vita, si è appunto molte delle missioni spaziali sono state investite per andare a osservare Marte, anzi quasi tutta la comunità scientifica anche nell'Ottocento si è concentrata appunto su osservare Marte e si è comunque pensato che Marte potesse ospitare la vita. Infatti sappiamo che sul pianeta c'era acqua allo stato liquido, essenziale appunto per riuscire a generare vita, su cui si potesse sviluppare vita su quel pianeta, e ha avuto un ruolo importante nel passato del pianeta e anche nella modellizzazione della superficie, quindi creando questi canali e questi avvallamenti. E poi alla missione Mars Express del 2005 abbiamo potuto osservare come le calotte polari del pianeta, del diametro poco importante, poco superiore a 12 km, sul fondo di un cratere, quindi ci siano queste effettivamente delle ancora la presenza di acqua allo stato solido sul pianeta, però è presente solo come vapore o come ghiaccio, visto le temperature gelide del pianeta. E allora voi potrete dire, ok, però allora com'è possibile che ci sia stata acqua e come funziona? Cioè, prima c'era, ora non c'è più, come funziona? Allora, calma. Sono stati ritrovati sulla superficie, dai rover, dalle varie missioni spaziali, ciottoli di ematite, che appunto un minerale ferroso, che sulla Terra noi sappiamo si forma quasi sempre in presenza di acqua liquida. Di conseguenza, grazie allo studio anche della superficie di Marte, dove si sono appunto osservati i canali e le valli fluviali, si pensa che Marte abbia un passato, un trascorso con una presenza di acqua liquida. Per quello che riguarda invece come osservare Marte, con la sua magnitudine, una grandezza che misura quanto è luminoso un corpo celeste, deriva sempre dall'antica Grecia, una storia molto particolare che approfondiremo in una lezione a parte, in una puntata a parte. Una magnitudine abbastanza elevata è uno dei pianeti più facilmente osservabili a occhio nudo, quindi
è molto luminoso, soprattutto quando si viene ad avvicinare alla Terra nei suoi moti di rotazione intorno al Sole. È visibile nel cielo per gran parte dell'anno, ma soprattutto si osserva quando appunto è in opposizione, evento che si verifica circa ogni 2 anni e corrisponde alla massima.